Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è: cosa pensa il narcisista delle sue ex? Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti volevo dire che abbiamo scritto un libro. È una guida per riconoscere le relazioni tossiche. È un libro che secondo me potrebbe esserti utile perché ti dà delle indicazioni su come riconoscere i narcisisti patologici fin dall'inizio, come gestirli se li devi gestire e ovviamente come star meglio nello scarto finale, che è veramente scioccante. Se vuoi il libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note, nei commenti. Chiusa parentesi. Cosa pensa il narcisista delle sue ex? Partiamo sempre dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo mentale, inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Detto questo, una delle caratteristiche più importanti del narcisista patologico è la mancanza di empatia, l'egocentrismo, ma soprattutto il senso di grandiosità e di superiorità. Un narcisista patologico non vede i propri errori, pensa che le persone siano oggetti da utilizzare per poi scartare. Quando lascia una ex, lui pensa che la ex, che è stata lasciata malamente dal giorno alla notte, rinfacciando tutto, oppure tramite messaggi in maniera scioccante, la sua ex si è meritata di essere lasciata. Un narcisista patologico non si assumerà mai le sue responsabilità, appunto perché ha un disturbo mentale. Detto questo, ripeto, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, lui pensa che le sue ex abbiano sbagliato. Il narcisista patologico pensa che tutte le sue ex abbiano fallito il suo dovere, il loro dovere. E qual è il loro dovere? Quello di accontentarlo in tutto per tutto, chiedendo pochissimo e dando moltissimo. Tieni presente che un narcisista patologico, quando ti lascia perché tu stai cercando di riequilibrare la relazione. Prima era che il narcisista stava qua, ti dava le briciole e tu stavi sotto e davi tutto. Quando tu cerchi di avere una relazione alla pari, quindi magari chiedendo una convivenza, magari chiedendo delle spiegazioni quando lui sparisce, magari cercando di una relazione normale alla pari, ecco che il narcisista patologico pensa che tu sei brutta e cattiva, lo hai deluso. Ma come? Prima ti accontentavi di poco e adesso cosa credi? Di essere al pari mio? Pensa un narcisista, perché, ripeto, ha un senso di grandiosità enorme e crede di avere dei diritti che gli altri non hanno. Detto questo, lo hai deluso come l'ho deluso io, l'abbiamo deluso il narcisista. Perché? Ripeto, perché gli hai chiesto troppo. Siccome il loro disturbo fa sì che c'è una scissione, quindi vedano il mondo in maniera o bianca o nera, quando tu gli chiedi delle cose, chiedi un rapporto equilibrato, vieni dipinta di nero, quindi diventi brutta, cattiva, antipatica e ti lascia solo nel momento in cui ha già un'altra preda cotta che è pronta ad aspettarlo. Ti lascia. Se tu lo rivuoi indietro, se tu gli prometti mari e monti, se tu gli chiedi spiegazioni, se tu gli vuoi dare di più ancora, insomma, lo rivuoi indietro, sappi che sei, tra virgolette, vista nera dal narcisista e quindi ti vede una persona cattiva. E più insisti, e peggio è. E quindi più il narcisista si allontana. Cosa succede però? Il suo disturbo fa sì che ogni persona con cui ha a che fare, quindi la nuova partner o il nuovo partner, pian pianino da bianco, da principe azzurro che è, diventa anche lui nero. E cosa succede? Che tu riprendi a diventare bianca. Morale, tutto questo lo fa in batteria, cioè lo fa con te, lo fa con la sua ex prima di te e lo fa con tutte le altre. Il narcisista patologico ritorna sempre dalle ex nel lungo periodo, nei mesi, addirittura negli anni, per vedere se sono innamorati di lui. Lui, nel suo disturbo, ha bisogno di sapere che sei ancora presa. Quando ti vede innamorata, che tu sei pronta a riprenderlo, magari torna da te dopo dei mesi, tu sei lì ancora pronta a riprenderlo, ecco che lui ti riscarta perché ha già ottenuto il suo obiettivo.
che è quello di vedere che tu sei ancora innamorata e che lo riprenderesti. Basta, non gli serve nient'altro. Gli serve carburante, gli serve approvvigionamento narcisistico. Ora, cosa pensa delle ex? Ripeto, pensa che lo hanno deluso tutte, però pian pianino il narcisista ha bisogno di riavere, soprattutto ha bisogno della loro energia e di sapere che sono ancora prese. Magari alcune ex si sono già fatte rifatte una vita, ma altre no. Quindi lui passerà in batteria tutte le ex. Tieni presente che il narcisista patologico è un gran pigrone. Quindi magari se tu sei la nuova partner, ricordati che non lascerà mai del tutto la sua ex. Magari la lascia per qualche tempo, ma ritornerà sempre dalla sua ex, perché ha bisogno di sapersi ancora innamorata. All'inizio pensa il narcisista che tutte le ex siano pazze, brutte e cattive, ma poi si ricorderà di quanto sono state brave con lui e pian pianino tornerà. Un narcisista patologico è una persona che ha un disturbo. Se vedi subito, appena conosci una persona che ha delle caratteristiche molto precise, che sono il senso di grandiosità, si sente superiore a tutti, tutte le sue, ti dice che lui è una persona con delle idee meravigliose, tutte le persone al lavoro lo invidiano, tutte le sue ex sono ancora innamorate di lui, oppure ti dice che tutte le sue ex sono pazze, solo tu mi puoi capire, appena ti conosce, stai attenta che è un grande segnale di narcisismo. Gli manca empatia, quindi godrà nel far star male gli altri, appunto perché sadico o sadica è un narcisista, e ha bisogno continua di ammirazione. Starà solo con te se tu lo ammiri e tu gliele dai tutte vinte. Appena cerchi una relazione equilibrata, ecco che il narcisista sparisce. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Prima di lasciarti ti voglio consigliare altri due miei video che possono esserti utili, che sono: il primo è Cosa fa impazzire il narcisista, e lo puoi trovare qua. È un video dove io ti spiegherò che cos'è che odia un narcisista e cosa davvero lo fa arrabbiare. Il secondo video che ti voglio consigliare, sempre mio, è Come ti ripesca il narcisista, e lo puoi trovare qua. In questo video cercherò di spiegarti quali sono le tecniche che usa il narcisista per riagganciarti dopo averti scartato malamente, perché ricorda che un narcisista patologico al 90% dei casi tornerà sempre dalla propria ex. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.